Benvenuti, un nuovo episodio di Perché lo dice Bob? Perché lo dice Bob? Tenevo in mano una mela già morsicata, mentre mi accingevo a camminare sotto due archi dorati. Ero con una donna. E che donna! Sosteneva di essere nata in un bollino blu. In tutto ciò avevo un baffo su una scarpa, tre strisce su una spalla e un bifolco attaccato alla maglietta. Oh, io so troppo poetico. Chi non ama i brand? Fanno parte delle nostre vite e possiamo tranquillamente dire che fanno di noi le persone che siamo. Tu sei stronzo, ogni volta che ti dico una cosa... Se ci pensate, i brand ci danno sicurezza, dando risposte concrete, affidabilità. Parola di Francesco Amadori. Insomma, in una parola sola, ci fanno sentire meglio. Ora sì che sto male meglio. Portiamo mele o robottini sui nostri telefonini, baffi o felini esotici sulle nostre scarpe, bollini verdi o rossi sui nostri caffè. Sapete cos'è la cosa bella dei brand? Ci vendono dei sogni. Oh, sognare è importante. E grazie a una cosina chiamata marketing, ci regalano la visione di un mondo migliore. Ci dicono che è possibile pensare diversamente, che una bevanda frizzante può essere condivisa con tutto il mondo. I brand sono la dimostrazione che le favole esistono. Molti brand sono famosissimi, conosciuti in tutto il mondo, ma soprattutto pieni di soldi. E come diceva mio nonno, non si fanno i soldi senza combinare, qualcosa di brutto. Ecco perché oggi parleremo dei 5 brand più cattivi del mondo. Sì, perché un brand ci venderà pure visioni fantastiche, favolette, eccetera. Ma l'amministratore delegato che sta dietro a quel brand, di questi sogni e visioni, se ne sbatte altamente i coglioni. Perché sei così volgare, inutilmente adesso? Che vuol dire? Come sempre, io sono una persona molto noiosa. Quindi vi metto qui da qualche parte un menu per saltare dalla prima alla quinta posizione senza doverle scorrere tutte. Però se ti vuoi male, scorri tutto il video. Alla fine la noia rende forti. Posizione numero 5. Troviamo il re degli hamburger. No, avete sbagliato logo, sì, è Burger King il re, forse il principe, il re era quell'altro, Burger King comunque, grazie. In Inghilterra Burger King è stato leggermente accusato per via di alcuni contratti lavorativi chiamati a zero ore. Cioè, non è che una cosa grave, i dipendenti non venivano pagati quando non facevano nulla. Quindi, per esempio, se il negozio era vuoto, il dipendente non guadagnava soldi. Stronzo, punto esclamativo. Beh sì, questo è l'incubo di ogni dipendente, ma allo stesso tempo il sogno di ogni imprenditore. Ragazzi, non dobbiamo guardare in bianco e nero, sto mondo è fatto di sfumature di grigio, tante sfumature varie. Ma che cazzo stai a dire? Bravo Burger King, bravo il re degli hamburger. Deve essere difficile fare il re. Posizione numero 4. Troviamo niente po di meno che la Kodak, che nel 1990 è stata condannata a pagare 2 milioni di dollari. Minchia, 2 milioni di dollari, io manco so come sono fatti 200 euro, 2 milioni di dollari, manco riesco a dirlo quasi. Per essere una delle maggiori produttrici di sostanze inquinanti e cancerogene. Comunque la notizia di Kodak e le sostanze cancerogene e inquinanti non mi stupisce più di tanto. Dovevano pur pagare la loro mascotte degli anni 90 con qualche droga sintetica, altrimenti non me lo spiego. Posizione numero 3. Primo gradino del podio. Cioè, ultimo gradino del podio. Ma siete sicuri che è questo qui? Vabbè, se lo dite voi, io lo dico, eh. In terza posizione troviamo Disney. Aspetta, lo so cosa state pensando. Li hanno denunciati perché hanno trasformato Anna Montana, che era tutta innocente, in Miley Cyrus e quindi istigazione alla prostituzione. No, non è così. Non è questo il motivo. Non è per questo che è il terzo brand più cattivo del mondo. Nell'isola di Haiti, la Disney possiede un'enorme industria di abbigliamento. Ovviamente all'interno di questa azienda, il lavoratore più anziano non supera i 15 anni. E molto probabilmente nemmeno i 50 centesimi all'ora. Sti ragazzi lavorano 12 ore al giorno in fabbriche rumorosissime, ma rumorose tanto, avete presente, che ne so, il rumore della 1 turbo gialla. Non possono andare in bagno più di 2 volte al giorno. Però non mangiano e bevono tanto, quindi bastano 2 volte al giorno, non vi preoccupate. Però non lamentiamoci, dai. Come direbbe qualcuno, costa crisi e già tanto che ce l'hai il lavoro. Sul secondo gradino del podio troviamo, non poteva mancare lei, Coca-Cola, la bibita preferita da tutti i toscani.
maremma impestata Troia. Sì, questa aziendina pacifica che produce questa bibita frizzante e che stranamente, ma veramente, cioè non è che di solito fa magagne, è stata accusata da alcune associazioni di lavoratori colombiani di aver ucciso un sindacalista. Vabbè, però ragazzi, anche voi sono le basi della società, le basi della civiltà umana. Non c'è nulla di male a ammazzare un sindacalista. Oh, sto scherzando, non è che ora me la prendete. Viva i sindacati e i sindacalisti. Secondo questi lavoratori colombiani, Coca-Cola avrebbe le sue squadre della morte. A questo punto io t'ammazzo. No, no, no! Che manda in giro per il mondo a minacciare dirigenti sindacali che intendono portare avanti battaglie per i diritti umani dei lavoratori. Come ho detto, io non ci vedo nulla di grave. Ammazzare un sindacalista. Comunque, fatto sta che dal 2001 Coca-Cola sarebbe la responsabile della morte di più di 1500 dirigenti sindacali. E finalmente ci siamo. Posizione numero 1. Chi sarà il brand più cattivo del mondo? A chi spetta la prima posizione della nostra triste classifica? McDonald's? Nike? Apple? No. No, no, no. Completamente fuori strada. Il brand più cattivo del mondo è... Chiquita! Sì, esatto. Chiquita, Chiquita. Quelli della frutta. Quelli delle banane. I'm a banana! Sì, perché si dice che Chiquita sia coinvolta in ogni genere di attività criminale. Intrighi internazionali, omicidi, corruzione, scandali, utilizzo di pesticidi letali e dulcis in fundo, colpi di stato. Chiquita come brand, la sede italiana sarà fantastica, staranno benissimo qui loro, eh. Insomma, Chiquita approfitta della sua posizione di potere per imporre dei prezzi bassissimi quando acquista dalle aziende agricole da cui si rifornisce. Sì, insomma, oltre a comprare le banane al prezzo che vuole lei, quindi non gliene fotte un cazzo del prezzo che gli fanno gli agricoltori, il prezzo lo decide Chiquita, possiede anche delle squadre della morte per controllare il Centro America e l'Equador, dove fa la frutta, appunto, Chiquita. Poi vabbè, ci sono anche cose minori, i lavoratori sono sottopagati. L'assistenza medica non sanno neanche cosa sia. Oh, d'altronde una mela al giorno toglie il medico di torno. Quindi immagina una banana. Reprimono le attività sindacali. Insomma, Chiquita prende come esempio l'Italia, l'abbiamo capito. Hai capito questi che cazzo combinano coltivando banane? Attacchi da sta banana via! Quindi... è assolutamente vero che la presenza di un marchio, di un brand, ci rassicura sulla qualità e l'affidabilità dei prodotti che decidiamo di far entrare nelle nostre vite. Ma prima di far diventare qualsiasi brand parte della nostra persona, della nostra identità, cerchiamo di accertarci che quel marchio che tanto amiamo e tanto bramiamo che lo vogliamo sopra di noi, che ci tocca tutte cose, non sia gestito da delle teste di banana. Finisce qui il video di Halloween. Sì, questo era il video di Halloween. Non mi interessa se non ve l'avevo detto. Forse preferivate parlare di streghe, zombie e mostriciattoli? Secondo me questo fa un po' più paura. Quindi ragionate su quanto ho detto, ma non dimenticate di farvi fare le corna!